Da giugno 2020 il sito Europass per fare il curriculum europeo è cambiato e ho fatto un video a riguardo, lo trovi sul mio canale o se non lo metto qua in descrizione. Sotto, nei commenti, molte persone mi hanno chiesto se sia possibile creare un nuovo CV oppure semplicemente modificare uno che ho già io nel computer. Oggi in questo video ti faccio vedere come fare se tu hai già un curriculum fatto in precedenza e vuoi solo modificarlo o aggiungere delle esperienze. Come prima cosa vai nell'home page appunto del sito Europass, eventualmente cambia la lingua se qua non è in italiano. A questo punto verrebbe naturale cliccare in questo pulsante crea il tuo Europass gratuito. No, io ti sconsiglio di usare questo pulsante. Vai invece qua su crea un nuovo curriculum. Ok, qua ti chiede come prima cosa se vuoi fare un profilo Europass, quindi se clicchi qua ti fa creare un nuovo profilo. E ti sconsiglio di farlo, non ti serve in questo momento. A noi serve andare su continua, continua. Ok, qua puoi o visualizzare il tuo profilo nel caso in cui tu sia già registrato su questo sito, oppure creare un nuovo curriculum come ho fatto vedere nel precedente video, oppure andare direttamente su importa CV Europass. Ok, io utilizzo questo. A questo punto puoi scegliere da una di queste fonti, Drive, Dropbox. Io nel mio caso ce l'ho nel computer, per cui seleziono il mio dispositivo. Vado su questa cartella dove ho preventivamente salvato il mio vecchio curriculum, ovviamente un curriculum finto di prova. Ok, clicco apri, salva e lui automaticamente mi apre il vecchio curriculum che io avevo salvato e creato in un'altra sessione, quindi magari l'avevo fatto l'anno scorso, l'ho fatto un mese fa, mi fa vedere quello che io ho salvato in PDF la precedente volta. L'abbiamo caricato appunto utilizzando un PDF, mi raccomando, deve essere un PDF come lo vedi qua nella mia cartella e deve essere un PDF scaricato da questo stesso sito. Se tu fai un PDF in altri siti o con altri sistemi, su questo sito ovviamente non funzionerà, cioè non riesce a riconoscere i campi correttamente. Magari te lo fa caricare, ma si vedranno male, ovviamente. Per cui ecco, io ho caricato il curriculum su questo sito, su questa pagina, e qua posso modificare il formato della data, posso modificare il nome, posso fare tutte le modifiche che ritengo necessarie. Ovviamente, man mano che compili tutti quanti i campi o li modifichi, ad esempio il sito web è cambiato, non è più questo di prova che io ho messo, ma è sito web 2, che ne so. A questo punto devi fare salva. In ogni caso devi fare salva e vai a vedere le successive sezioni. Puoi modificare la singola sezione andando su aggiungi esperienza professionale oppure su modifica, oppure spostare l'esperienza lavorativa in basso, che ne so, clicchi qua e si mette in basso l'esperienza lavorativa e in alto l'istruzione. Adesso a me piace più l'esperienza lavorativa in alto, quindi riclicco questa freccettina a sinistra, ok? Posso aggiungere ad esempio le competenze digitali che sono qua. Oppure posso aggiungere la mia patente guida, oppure posso aggiungere la privacy policy, quindi privacy policy, aggiungi sezione, ho aggiunto la sezione appunto, posso darle un nome qualunque, io preferisco dargli sempre il nome privacy policy, ecco qua, puoi mettere eventualmente delle date, puoi fare una descrizione, ovvero quello autorizzo al trattamento dei dati, eccetera. A questo punto devi salvare la sezione e andare su avanti. Quando vai su avanti, dovrai selezionare questi tre formati, ovvero un curriculum basilare, si può dire basilare, molto semplice, oppure con formati un po' più moderni. Quando avrai finito, vai su avanti, questo pulsante qua in basso, dai un nuovo nome, CV di prova 2, ok, ecco qua. A questo punto lo puoi di nuovo scaricare sul computer. Da cellulare è difficile farlo sul cellulare, ti consiglio sempre di farlo sul computer, al massimo puoi farlo magari dal tablet se ce l'hai. Ok, salvo il file ed ecco, posso andare su Termina e mi riporterà alla home page. Quindi in 2 minuti ho fatto le modifiche al curriculum utilizzando il mio vecchio. Spero che questo video sia stato utile. Mi raccomando, iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo appuntamento.